Ciao, io sono Vince e questa è casa mia, l'opinione calcistica che nessuno ha richiesto. Mi viene da ridere, ragazzi, perché siamo stati raccapriccianti stasera, siamo stati imbarazzanti. Cioè, io non... Cioè, una scusa. Scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Vi posso dare una, solo una. Siete stanchi. Perché siamo ancora in una situazione in cui hai una decina di infortunati, una roba del genere. Si è accorciata la rosa, giocano sempre gli stessi. C'è poco ricambio. Quel poco ricambio non è all'altezza, probabilmente, perché... Cioè, anche l'eroe di sabato scorso, Samu, ha fatto un primo tempo così così. E io, ad esempio, oggi io ho il trauma di Calabria. Voi direte: ah, ma ha fatto il gol, è stato bravo. Ragazzi, quel gol, se un giocatore del Milan a caso segue quell'azione, vede la porta spalancata, spara una mira e cerca di far gol. Gol! Lui ha tirato addosso alla gamba di Dominguez. Però per il resto, ragazzi, è stato tragico, ma non lui e basta. Cioè, lui veramente è un caso disastroso. Ma in generale, io non riesco a concepire una squadra che 11 contro 10, 2-0, rientra dagli spogliatoi e in 6-7 minuti siamo 2-2. Ma come si fa? Ma come cazzo si fa? Non si, ma, non, ma come cazzo si fa? Ragazzi, io stasera abbiamo vinto, abbiamo allungato la striscia positiva, 9 giornate senza perdere, abbiamo praticamente fatto tutte vittorie tranne che il pareggio con la Juve, ma io ho i coglioni girati a elica. Io non posso vedere una squadra del genere. Cioè, io veramente do una sola scusante, quella che ho detto prima. Se quel che fatto fatto io però chiedo scusa. Evidentemente, fisicamente sono scarichi perché stanchi. E questo calendario è fatto in una maniera infame. Martedì giochiamo di nuovo. Cioè, noi abbiamo una rosa che continua a giocare ogni 3 giorni, forse da 2 mesi. E il problema è che quando ti si rompono 2 pezzi alla volta, e quello c'ha l'influenza, e quello c'ha il cagotto, e quello c'ha il virus, e quello che c'ha inciampo, e quello si storta un dito. Cioè, ragazzi, di sto passo qua è normale che quando devi giocare ogni 3 giorni fai una gran fatica. E quindi non so che dire, è dura così, ragazzi, così è dura. Secondo me martedì col Torino sarà una partita veramente pesante. Il Torino sta facendo bene, è carico, è più squadra dell'anno scorso. E se il Milan ha questa intensità rischia veramente tantissimo martedì. Io spero di sbagliarmi, ovviamente, però così. Così è tosta, ragazzi, così è veramente tosta. E la cosa, un'altra cosa che mi preoccupa è che sono già 2 partite di campionato che vengono risollevate essenzialmente in maniera individuale, non di squadra. È una cosa che un po' mi preoccupa, perché se sabato scorso l'ha ribaltata Castiglieco, oggi la partita l'ha vinta Bennassar contro il Bologna. C'era Bologna contro Bennassar. Grande Isma, sono contento per te perché te lo meritavi questo gol. Però quando il collettivo gioca male, è appannato e un uomo la risolve, per come vedo io il calcio non è un buon segno. Però, oh, so che è strano, in una serata in cui hai vinto e per un momento sei in testa, sei così negativo. Però, ragazzi, per me i segnali in questo momento non sono molto belli. Spero davvero di sbagliarmi, come ho detto prima, e che martedì proseguiremo con la nostra striscia. Ragazzi, vado a dormire perché c'ho... No, non vado a dormire adesso, però c'ho i coglioni girati, quindi è meglio che smetto di parlare. Continuate a seguirmi, quei pochi che siete, e andiamo avanti così. Ci rivediamo a casa mia ogni volta che volete. Buonanotte, ciao!